Ben ritrovati tutti sulla Voce di Novara. Siamo ancora qui a dover parlare di questa benedetta vicenda del regolamento di polizia. Lo facciamo ancora una volta, neanche tanto volentieri, ma semplicemente perché stiamo avvertendo col passare dei giorni, con il trascorrere delle situazioni, il crescere di una considerazione intorno a questa storia che considerazione che non ci piace per niente. Non parliamo tanto per fatto personale, quindi come singola testata, ma più come categoria, direi. Perché la vulgata che sta crescendo, soprattutto da parte dell'amministrazione, ma insomma anche un po' da tutta la tifoseria che sta intorno all'amministrazione, è che tutta questa faccenda è una gigantesca montatura dei giornali, che non esiste nulla, non c'è nessun problema, sono appunto i giornali a Novara e in tutta Italia che hanno montato in maniera vergognosa una bufala, una fake news. La cosa ci lascia abbastanza perplessi perché, per carità, su questa vicenda ciascuno è libero di avere le proprie opinioni, noi abbiamo le nostre, altri ne hanno altre e siamo nel campo appunto della libertà di espressione di opinioni. Ma mi pare assolutamente inaccettabile questo discorso in base al quale questa storia non esiste e sono i giornali che se la sono inventata. Ora, è sotto gli occhi di tutti, basta andarsi a dare un'occhiata alla registrazione del Consiglio Comunale. Dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, che questa vicenda esiste come? Cioè, questo regolamento c'è, è stato portato all'approvazione del Consiglio Comunale, nella discussione del Consiglio Comunale che è documentata dalle immagini dello streaming, ma anche in quella non documentata dallo streaming, ma verbalizzata delle due commissioni che hanno preceduto appunto la seduta del Consiglio, tutta una serie di osservazioni che poi sono state trasferite ai cittadini tramite i giornali e di considerazioni che gli stessi giornali hanno fatto sono ben presenti e sono collegate non a una fantasia, ma al testo pubblicato, portato in votazione, approvato dentro il Consiglio Comunale. La prova che di montatura non si tratta è che su tutta una serie di materie, a cominciare da quella sul commercio, che è stata una delle prime che ha suscitato polemiche in città, l'amministrazione sta facendo rapidamente marcia indietro, cioè giorni fa, l'abbiamo scritto, ha convocato le organizzazioni dei commercianti, cosa che non aveva fatto prima dell'approvazione del documento stesso, e ha promesso di modificare gli articoli che interessano il mondo del commercio stesso. Allora, evidentemente, se fosse trattato di fake news, non ci sarebbe stata questa preoccupazione di correzione. Invece la preoccupazione di correzione c'è, perché c'è il problema. E allora il fatto che i giornali lo raccontino, e che lo raccontino magari esprimendo la propria opinione, come facciamo noi quotidianamente su ogni cosa, non significa che si trovi davanti a una montatura o un'invenzione. Lo voglio dire una volta ancora in più perché sia ben chiaro a tutti. Noi non abbiamo interessi da difendere, non abbiamo amici da sostenere, nemici da abbattere. Facciamo il nostro mestiere di giornalisti e raccontiamo quello che c'è intorno a noi. E guarda caso, questo su una vicenda come questa del regolamento, che ha una dimensione importante, questo stesso atteggiamento, questo stesso approccio ce l'hanno i giornali di tutta Italia. Cosa che sta accadendo da giorni e ancora in queste ultime ore, anche con la presenza delle testate televisive, l'ultima, quella la presenza delle Iene, nella giornata di ieri in Palazzo Cabrino, in municipio. Quindi sia ben chiaro a tutti quanti, noi giornalisti facciamo solo il nostro mestiere, raccontiamo quello che accade. E dire quello che accade non vuol dire costruire ad arte polemiche o situazioni di tensione. Se ne facciano la ragione tutti, saremo noi i più felici del mondo nel momento in cui questa vicenda fosse definitivamente chiarita e si potesse smettere di vedere la nostra città portata in prima pagina o in prima serata in televisione sotto una pessima, davvero pessima luce. Ci rivediamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.